Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Albano Carrisi nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, figlio di Carmelo Carrisi, 1914-2005, e Yolanda Ottino, 1923-2019, una coppia di agricoltori. Si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine della sua terra d'origine. Scrive a 12 anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra. Addio Sicilia. Frequenta l'Istituto Magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a 17 anni per trasferirsi a Milano. Lavorando nel ristorante Il Dollaro del capoluogo lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Nel corso di una sua intervista rilasciata per il talk show Verissimo di Silvia Toffanin, l'amatissimo Albano ha parlato della sua vita lavorativa e privata, svelando anche qualche aneddoto sul suo passato e su alcuni problemi di salute che ha dovuto affrontare. Sembrerebbe infatti che il cantante abbia rischiato di abbandonare il mondo della musica a causa di alcune problematiche che ci sono state alle sue corde vocali. Sempre nel corso della stessa intervista, Carrisi ha così fatto riferimento a padre Pio, svelando anche che potrebbe essere stato lui a fargli ritornare la voce e a non fargli lasciare per sempre il mondo musicale. Ricordo che ero a Pietralcina, ha infatti raccontato l'ex marito di Romina Power, avevano costruito una chiesa nuova in onore di padre Pio. Il cantante ha così confessato un episodio che gli è particolarmente rimasto nel cuore e che è stato per lui molto significativo. Ha così iniziato a cantare una melodia che era nata per caso e ha visto che il responso era stato eccezionale. Praticamente non so se è stato padre Pio o cos'altro, ma da lì ho ricominciato a cantare. Ha concluso infine Carrisi, lasciando senza parole tutti i suoi amatissimi fan, che anche oggi NN possono fare a meno di ascoltare la sua inimitabile voce e di seguire la sua musica.